Quasi sempre il luogo dove accamparmi lo scelgo a sentimento. A volte però, vuoi soprattutto la stanchezza, mi affido ad iOverlander, un'applicazione dove vengono mostrati i luoghi consigliati da altri viaggiatori, sia per accamparsi che per altro. Ovvio, a volte può capitare di non essere gli unici ad affidarsi ad iOverlander, così ci si imbatte in vicini di wild camping. José, Isabella, bien, chicos, de España, de Bilbao. De Bilbao, de Baracaldo. Quella notte, tra la Transalpina ormai alle spalle e la Transfaragarasan in procinto di arrivare, la trascorsi infatti in un campo da caccia abbastanza nascosto, in compagnia di una bella coppia di baschi, José e Isabella. E gli ho invidiato due cose: la moca e il fornelletto con cui ci siamo fatti un'ottima colazione, e no, giammai mi caricherò tale peso per quanto possa regalare infinita piacevolezza, e il Toyota Land Cruiser, che vabbè, se volete fare il giro del mondo o scegliete una Vespa o al massimo un Land Cruiser. La foto ricordo e la promessa di rivedersi da qualche parte nel mondo. Tra l'altro notate la maglietta di José, che è quella del canale YouTube del mio amico Nico, che in Africa incontrai ben tre volte. Piccolo il mondo. Ah, ultimissimo appunto, prima di iniziare la tappa, come sempre faccio, raccolgo un po' di plastica e spazzatura. Per favore fatelo anche voi, è un buon modo che abbiamo per aiutare questo ambiente. Ritornerò a parlarne. E poi via verso la Transfaragarasan, che non faccio nemmeno tempo ad iniziare e già mi ritrovo nelle valli profonde dei Carpazi. Non a caso la Transfaragarasan è la strada con il maggior numero di acquedotti e tunnel di tutta la Romania. No, non deve essere stato tanto facile costruire i suoi 151 km, che vanno più o meno da Curtea de Arges fino all'incrocio con la E68. Ecco, forse è giunto il momento di dire benvenuti sulla 7C. E a darci il benvenuto è anche uno dei tanti orsacchiotti che più o meno pacificamente si mettono a bordo strada in paziente attesa che qualcuno getti loro del cibo. Ecco, non fatelo mai, niente di più sbagliato che scardinare le abitudini della fauna selvatica. Comunque, sappiatelo, tutti i Carpazi sono pieni di orsi e me ne sarei accorto a mie spese. Solo che sulla Transfaragarasan, visto l'enorme traffico di turisti, si sono fatti furbi. Risalgo lentamente lo strappo che mi porta al lago Vidraru, lasciate che vi dica qualcosina in merito a questa strada che attraversa le Fagarash Mountains, da qui il nome Transfaragarasan, correndo parallela alla sua cugina Transalpina, che comunque con i suoi 2145 rimane la strada più alta della Romania. La Transfaragarasan raggiunge al massimo i 2042 metri. Contrariamente alla sua cuginetta, la Transfaragarasan è molto giovane. A volerla fu Nicolae Ceaușescu, il leader comunista rumeno che da queste parti ha fatto il buono e il cattivo tempo dal 1965 al 1989. Si mormora che, sotto sotto, Ceaușescu volesse essere ricordato come padrino di un'opera più alta e più ardita della Transalpina, e nel gioco perverso a chi ce l'ha più alta, la strada, insieme a quell'ossessione dei regimi comunisti per progetti sovradimensionati, si diede il via alla strada che si guadagnò l'epiteto de la follia del dittatore. Si iniziò nel 1970 e dopo 4 anni di duro lavoro da parte di soldati e ingegneri, il 20 settembre 1974 fu ufficialmente aperta, anche se i lavori di pavimentazione durarono fino al 1980. Una cosa curiosa è che le
l'esercito la costruì partendo contemporaneamente dalle due estremità opposte, e un monumento ancora oggi segna il punto preciso lungo il percorso in cui le due parti si incontrarono. In verità c'è un altro punto meritevole di una sosta, la Porta degli Ingegneri, a memoria di coloro che hanno perso la vita in questo progetto. Ufficialmente sarebbero morte 40 persone, ma si pensa che siano molte di più, anche perché il regime ha usato per lo più giovani soldati, assolutamente impreparati a maneggiare in quel contesto difficilissimo le 6.000 tonnellate di dinamite. Piuttosto la propaganda era impegnata a sostenere la tesi di Ceausescu, secondo cui la strada fosse necessaria per scopi militari, dato che un'invasione russa, sempre a detta di Nicolai, era possibile in qualsiasi momento, come se la Romania non possedesse già strade atte allo scopo. E stranamente, quando il progetto fu ultimato, gli obiettivi cambiarono. Si trattava ora di creare un centro turistico in cima al Passo Balea, dove lo stesso dittatore aveva fatto costruire uno chalet da caccia. Fantastico! Più viaggio e più mi accorgo che il mondo è così bellissimamente fantastico. E risalendo, tunnel dopo tunnel, viadotto dopo viadotto, sono arrivato alla diga del lago Vidraru, una delle fermate certamente preferite dai turisti, anche perché regala selfie di un certo stile, ma di fatto la sua angolazione migliore, come spesso accade in questo genere di luoghi, è proprio dall'alto. La Transfagarasan, che è l'altra strada stupenda oltre alla Transalpina. È un altro stile, perché la Transfagarasan, come potete vedere alle mie spalle, è in mezzo a queste vallate boscose con il lago. E allora, per girare intorno al lago ci sono due strade, una che usano tutti ed è imballata di turisti, imballata di camper, di moto, e soprattutto quando si fermano a vedere gli orsi, perché ci sono anche degli orsi lungo la strada, quindi si formano delle code chilometriche e non si va più avanti. Ne ho visto uno prima, mi è bastato, siamo stati 10 minuti a vedere questo povero orso che aspettava qualcuno che gli desse del cibo, ed è imballata, ragazzi, non si può andare. E poi c'è quest'altra qua che fondamentalmente sono da solo. Adesso io non so se c'è una sola o che altro, perché è bellissima. L'unico problema, come potete vedere, è che non ha asfalto, è semplicemente sterrato. Però Dio buono, ragazzi, è sterrato, non è niente di che. Io adesso non capisco perché non ci sia nessuno, ma neanche una Jeep, neanche una Transalp, non lo so, un Africa Twin, boh, non lo so. Forse c'è la gabola più avanti, magari è interrotta, non lo so. Però per adesso vi assicuro che è stupenda, sono da solo, probabilmente ci saranno degli orsi perché è infestato l'aria è infestata di orsi, però ragazzi ormai sono abituato con gli orsi, sapete quanti ne ho visti io in Canada, quindi direi che adesso si va un po' e vediamo un attimo cosa succede. Non è perfetta, ci sono molte buche, molte pietre, però con una Vespa o con una moto si riesce a zigzagare bene, forse è per questo che le macchine non vengono. Comunque, siccome ha piovuto due giorni fa, è anche abbastanza pesante e umido il terreno, quindi non tira su neanche tanta polvere ed è la condizione ottimale. Comunque spettacolare, e bisognerebbe non fermarsi in mezzo al bosco, perché comunque, ripeto, ci sono un sacco di orsi in queste zone.
e non è bello. Bisognerebbe fermarsi in una radura dove si può vedere intorno e dove si può stare un po' più tranquilli. Quindi attenzione, comunque spettacolare. E lì tra le frasche fresche oltre c'è il lago. Vediamo se si riesce a vedere un po' di, ok, riflessi del lago. Andiamo. Adesso una media di 15-10 km per ora e devo dire che dopo 10 km di questa strada, e ne mancano ancora una ventina, non ho incontrato anima viva. Questo vuol dire che se succede qualcosa, no, non deve succedere niente, perché sennò si aspetta qualche orso. Però bello, bellissimo, sono da solo, io, la foresta, il lago, gli orsi. Cosa volere di più dalla vita? Attenzione, perché ho trovato una casa. C'è scritto Casuta Paduredina. C'è scritto Casuta Paduredina. Non so cosa voglia dire, però adesso la vado a guardare. Sicuramente non c'è nessuno lì dentro. Ovviamente la strada è in mezzo al bosco, il lago, e la vista è notevole. Guardate, vado a vedere se c'è qualcuno nella casuta. Comunque il rumeno è veramente simile all'italiano e allo spagnolo. No, mi incuriosisce fondamentalmente perché è l'unica casina anima viva che c'è in zona. Quindi volevo sapere se c'era qualcuno che abitava qui o era una casa di villeggiatura, non lo so. Non c'è nessuno, è chiusa. Però dentro, vediamo com'è dentro. C'è fondamentalmente un letto e niente di più. E una finestrella che dà sul lago, che adesso andiamo a vedere, così almeno lo vediamo da vicino. Dirò una cosa banalissima, però camminare in mezzo al bosco è completamente una sensazione differente rispetto a che attraversarlo con la Vespa. E scusate se non guardo sempre in camera, ma mi guardo intorno per vedere se ci sono degli orsi, che poi non si vedono neanche tanto perché hanno lo stesso colore del fogliame. Quindi capite perché gli orsi bruni sono bruni, per mimetizzarsi con il fogliame delle foreste rumene. Andiamo al lago, abbeveriamoci in questo lago che è formato da una diga, dalla diga che, da cui siamo partiti fondamentalmente. Che luogo, ragazzi! Bellissimo! Questo qua è uno di quei luoghi sicuramente recensito su iOverland, l'applicazione che spesso noi viaggiatori usiamo, che ti permette di capire se ci sono dei posti dove poter mettere la tenda, la foresta, eccetera. E sicuramente questi sono i posti migliori perché c'è anche la spiaggetta. Vedete? Bellissimo. E la cosa comunque che mi piace della Romania, devo dire, che è abbastanza pulita, non c'è tanta
plastica in giro ed è una cosa che apprezzo. Molti paesi, voi lo sapete, sono pieni di plastica, è una cosa che non sopporto e che raccolgo. Anche stamattina ne ho raccolta un po', nonostante fossi in Romania, però è pulita la Romania, ragazzi, ed è bella, bella, bella. E cosa ti incontro al finale di questa strada? Dopo ormai una 25-30 km di strada sterrata in mezzo a bosco, questi due cartelli alle mie spalle. Che cosa dicono? Dicono che fondamentalmente è una zona pericolosa perché ci sono gli orsi. Quindi ragazzi, state attenti perché gli orsi possono essere veramente pericolosi. Ne ho avuto esperienza quando ero in Canada e mi dimenticai nella foresta, quando dormì in mezzo al niente, dimenticai il cibo fuori attaccato alla vespa, e quindi di notte sentii dei rumori che provenivano dalla vespa, dal sacchetto con dentro il mio cibo. Cosa c'era? C'era un orso che cercava di fregarmi il cibo. Io ovviamente avevo un coltellino svizzero con cui difendermi, immaginate. Però fatto sta che quando mi ha visto l'orso è scappato, quindi sembrano comunque innocui gli orsi, però non sono tutti innocui, soprattutto le madri con i cuccioli, quindi state sempre attenti. Conclusione di questa lunga passeggiata intorno al lago. Dico ragazzi, se volete la strada facile, allora andate verso quella a destra. Se volete la strada con un po' di sterrato in mezzo al bosco, dove siete gli unici per chilometri e chilometri, dove probabilmente vedrete anche qualche orso, andate verso ovest. Però sono belle tutte e due, credo. Quella che ho fatto io mi è piaciuta tantissimo in mezzo al bosco e non c'era nessuno. Però attenzione alla fauna. Ciao! E poi si ritorna sulla 7C, che senza troppo pensarci mi regala subito il secondo vero strappo di giornata, che nel giro di una manciata di chilometri mi avrebbe portato su in cima ai 2000 metri d'altezza. E mentre i chilometri scorrono lentamente sotto le mie rotine, vi devo confessare una cosa. All'inizio del lago Vidraru c'è il castello Poenari, ribattezzato la fortezza di Dracula, per via del fatto che qui ha risieduto per un certo periodo di tempo il re Vlad III, comunemente conosciuto come Vlad l'Impalatore, a cui si è ispirato il romanzo di Bram Stoker. In verità, in Transilvania ci sono 20.000 castelli in qualche modo connessi con la leggenda di Dracula. Turismo, portami via. E questo è uno. Il più famoso rimane comunque il castello di Bran, da cui ci passerò. Ecco, tutto questo per dire che la Transfagarasan lambisce una delle fortezze di Dracula, che ve lo dico in via confidenziale, pare non essere nemmeno imperdibile. E appunto io non ci sono andato perché, 1480 scalini sono sempre 1480 scalini. Perché sudare quando posso far volare il mio falchetto dotato di telecamera? Tornando alla Transfagarasan, ammirandola curva dopo curva, mi è evidente che sia abbastanza differente dalla Transalpina. La Transalpina regalava infatti scenari più aperti e vasti, dato che correva in vetta ai Carpazi per svariati chilometri, mentre la 7C si srotola più tra boschi e valli, per poi regalare lo strappo finale ad alta quota, fino al lago Balea, quello con lo chalet di Ceaușescu, per intenderci, dove tutto il traffico della Romania si ferma per un'agognata sosta, formando la quinta essenza di ingorghi e code apocalittiche, Dio me ne scampi, giusto il tempo di fare una foto e una ripresa che me ne sono scappato. Ah, se vi capitasse di passare da queste parti d'inverno, ovviamente prendendo la funicolare, dato che la statale la chiudono da novembre a maggio causa neve, vi consiglio di vedere l'Ice Hotel, un albergo unico nel suo genere, ogni anno viene costruito con blocchi di ghiaccio prelevati dal lago Balea, e magari c'è anche meno folla che durante l'estate. E mentre scendo dalla vetta, serpeggiando tra tornanti e la fila di auto, scorgo appena oltre il margine della strada una macchia gialla e bianca. Ma ho visto bene, mi fermo e capisco essere una vecchia R4 camperizzata. Dio esiste e vive dentro quella macchina. Ovvio, mi ci sono fiondato come un leone su una gazzella, e vi lascio immaginare lo stupore immenso quando ho visto una targa allora, italiana. Aspetta, 10 km orari per la strada, quando ho sparcheggiato
da una parte sul prato vedo una Renault 4, tra l'altro targata Macerata, no? Quindi ho detto, cazzo, c'è un esaurito peggio di me che sta qui a campeggiare con, diciamo, nel senso, c'ha la tenda sopra il tetto, ma adesso ce la facciamo raccontare direttamente dall'interessato, da Luca. Ciao a tutti. Da dove arrivi? Dal lago di Como. Dal lago di Como, te la sei fatta tutta in macchina? Certo. Con la Renault 4? Sì, con la Renault 4. E l'hai anche camparizzata? Ho messo una tenda sul tetto. E come mai? Ce la fai vedere un po', ce la spieghi? Wow, che spettacolo! È la classica air camping, anche se non è air camping per di marca, però. Ha la sua età comunque anche la tenda, secondo sì, me. Sì, 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 sarà degli anni, fine anni 70 la tenda. Quelle di stoffa che quando piove si... Quando piove è divertente. Sì, sì, c'hai l'umidità e c'hai il muschio dentro, cacchio. Vediamo. Che spettacolo di macchina, ragazzi. Wow. Penso che sia anche abbastanza isolato dal niente. Se vuoi entrare. Vediamo. C'è anche la lampadina. Oh, la parte più moderna è la lampadina che c'ha. LED. Wow, si sta comodi? Sì, sì, sì. Mai dormito meglio come quando ho provato air camping, sì. Wow. Problemi, cose meccaniche, noie. Problemi, un cane investito. Ah, un cane investito. Però problema del cane più che altro. Sì, qui poverino. È normale, purtroppo ho dovuto viaggiare di notte. Ah, di notte. Che era in ritardo. E ah, ok. È successo. Wow. E dentro invece c'è il reparto cucina. Dentro c'è un gran casino. No, se si può, scusiamo. Sì, se sì, sì. Vedo tra l'altro una carta igienica in primo piano che secondo me fa molto Real TV. Esatto. E la vogliamo vedere. È pulita? La carta igienica. No, vediamo. Che poi questa qua è quella familiare, nel senso, sì, è sì, la furgonetta. La van, sì. Wow. Scusa, non voglio farmi i cavoli tuoi. No, però, no, fai pure, non c'è problema. Qua gli amici vogliono vedere all'interno. Ah, che bello, c'è anche la serie di carta igienica, i rotoli, anche il frigorifero. Frigorifero, che chiaramente va solo con la macchina accesa perché consuma troppo. La tanica di benzina nel tanica caso. Di benzina, posate, fornello, sotto c'è tutta la scorta di cibo. C'è una scorta, un po' di grappa perché quando fa freddo. Ci vuole. Colluttorio perché siamo puliti. Wow, bravo. No, no, bellissimo. Grande. Quindi adesso dove vai? Che giorno hai fatto? Como? Como, Slovenia. Slovenia? Ungheria. Ungheria qui ho fatto un po' il centro della Romania, sì. L'est, adesso sono sceso a sud, adesso sto ritornando verso nord, che secondo me è la parte più bella. Sì? Sì. Allora ci becchiamo lì secondo me. Sì, la Transilvania è sicuramente la parte più bella della Romania. Che poi tu Luca, adesso io siccome come ti ho detto mi piace vedere le parti intime di una donna, ti ho chiesto di aprire il motore, e praticamente questo qua è la leva, il leveraggio del cambio. Sì. Che su, ovviamente la Renault 4 c'ha il cambio come i veri uomini a portata di... A ombrello. Come si diceva una volta. E c'ha il cambio davanti e il motore dietro. Esatto. Che figata. Contrariamente a tutte le altre macchine. Eh sì. Grande. Per quello che andavano bene in fuoristrada. Sì. Perché pesa sulle ruote davanti. Luca, ci siamo appena conosciuti, faccio una domanda a tutti quanti, quelli che incontro per la strada. Sì. E la domanda è questa. Qualcosa per cui vale la pena vivere, per te, eh? Non è abbastanza questo? Questo? Ok. È questo. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Thank you.
e se avete piacere di aiutarmi in questo giro per il mondo, vi ricordo che potete visitare il mio sito vespanda.com, dove potete comprare uno dei miei libri o una delle mie magliette o gadget vari, o fare una donazione. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina per essere sempre informati sull'uscita dei miei video. E sempre vi voglio bene.